Intensificare gli scambi tra la provincia di Napoli e la provincia cinese del Fujian, rendendo sempre più operativo il protocollo d'intesa firmato nel 1998 ed operando da subito in alcuni settori strategici come cultura, turismo, industria, logistica e ambiente, partendo da un volo diretto tra Napoli e Siamen, la capitale del Fujian. E questo è questo l'obiettivo dell'incontro svoltosi a Palazzo Matteotti tra il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, gli assessori provinciali, Giovanna del Giudice Ciro Alfano, e la delegazione cinese della provincia del Fujian, guidata dal vice governatore Chen Dong, accompagnato tra gli altri dal direttore generale del Dipartimento Amministrativo ed Urbanistica Gong Yuan e del Turismo Zhu Hua. Presenti rappresentanti del mondo commerciale ed imprenditoriale cinese, che hanno avuto modo di confrontarsi con esponenti della Camera di Commercio di Napoli, dell'ACEN e degli industriali partenopei. Con i suoi 36 milioni di abitanti, il Fujian produce circa il 4% del PIL dell'intera Cina. La visita alla provincia di Napoli fa seguito a quella tenuta lo scorso settembre nel paese asiatico dai rappresentanti dell'ente di piazza Matteotti. Sono presenti qui a Napoli, ha evidenziato Pentangelo, responsabili chiave dell'economia della grande provincia cinese con noi gemellata. È stato un incontro concreto dove tra l'altro con una delle maggiori azioniste di una compagnia aerea cinese si è parlato dell'istituzione di un volo diretto tra Napoli e Siamen, un ponte utilissimo per il turismo e per l'interscambio economico in settori nevralgici quali l'agroalimentare, la nautica, l'aerospazio, l'imballaggio e la farmaceutica. Il vice governatore Dong ha sottolineato la calorosa accoglienza con la quale sono stati ricevuti i rappresentanti della delegazione ed ha ricordato che da oltre quindici anni le relazioni tra le due amministrazioni sono ottime, impegnandosi a promuovere nel suo Paese le straordinarie bellezze del territorio napoletano ed a moltiplicare le azioni di cooperazione economica e commerciale.